Grazie. Ecco qui, quindi vedete come queste telefonate sono il segno della consapevolezza che ormai nasce. A me è come è stato riprovato, dice, ma tu perché non fai qualcosa di più? Ma io più di quello che faccio non posso fare. Noi adesso abbiamo preparato addirittura il SIMEC d'argento e il SIMEC d'oro. Perché quando tu gli metti in mano alla gente un pezzetto d'oro, un pezzetto d'argento, la gente capisce che cosa vuol dire proprietà del portatore. Ecco, e poi io, mentre prima di venire. Pronto? C'è qualche interferenza, qualche disturbo perché si vede questa televisione, questa trasmissione. Dà fastidio a qualche così a qualche contestatore, allora disturba facendo delle telefonate e poi senza risposta. Comunque, voglio mettere in evidenza una cosa, che ormai noi dobbiamo mettere. Pronto? Avanti, Sono parla. Dacciolo Dali. Prego. Volevo chiedere, giustamente ha detto che la riserva aurea è stata abolita con la fine degli accordi di Bretton Woods, ma tutto l'oro che costituiva questa riserva nelle banche centrali, che fine ha fatto? Grazie, buonasera. Grazie. Il problema non è quello che fine ha fatto, perché sì, praticamente è capitale delle società anonime. Le società anonime, il capitale è di proprietà del pacchetto di maggioranza. Adesso ci sono per esempio le banche svizzere che hanno deciso di vendere l'oro, perché l'oro non serve per dare valore alla moneta, perché la riserva non serve. E allora ecco che noi abbiamo proposto di creare il SIMEC d'oro e d'argento, e lo stiamo promuovendo, in modo da mettere in mano al portatore valore intrinseco più valore indotto. Perché fino ad oggi questi due elementi sono stati divisi. Pronto? 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 Sì. Sono Marco, da Teramo. Prego. Volevo sapere, ma se tutta questa moneta noi la diamo a credito, ma poi non sale l'inflazione? Grazie. Il problema dell'inflazione è un falso problema. Il vero, e questo l'ha detto anche Ezra Pound, il vero problema è quello di incrementare di pari passo la produzione e la moneta. Quindi non è la quantità di moneta solamente, ma è insieme la moneta, per esempio se ho una penna e una lira, io posso vendere sul mercato la penna a lire una perché c'è. Se io devo mettere la seconda penna sul mercato, devo mettere la seconda lira. E allora la quantità di moneta che sta in circolazione va considerata in rapporto all'aumento del prodotto interno lordo, cosiddetto il PIL. Mentre che cosa avviene? Oggi si misura il potere d'acquisto della moneta misurando solamente il rapporto con la moneta stessa, perché le spinte inflazionistiche o deflazionistiche sono programmate dai vertici delle banche centrali. Perché, faccio per un esempio, la quotazione dei prodotti agricoli è fatta ai vertici Pronto? dei grandi mercati. Pronto? Pronto, professore, buonasera. Io Dimmi. sono un agricoltore che chiamo dalla provincia di Campobasso. Senti, Sì. io vorrei sapere una cosa. A me mi servirebbe un prestito. Dove bisogna rivolgere? Quale banca? Guarda, su questo. Io ti dico solamente una cosa, che il prestito, quando tu hai bisogno di soldi, quello è il momento che la banca non li dà, tu li dà alla banca a chi non ha bisogno, perché vuole avere la sicurezza di essere, di avere una restituzione. Pronto? E quindi quando uno dà quella sicurezza vuol dire che di soldi ce ne ha tanti che non ne ha bisogno. Ecco perché noi stiamo promuovendo la distribuzione del reddito di cittadinanza, non come prestito, ma come accredito. Io adesso ho proposto proprio
l'altro giorno ho avuto un colloquio con il sindaco di Guardia Grele. Al sindaco di Guardia Grele ho detto: noi abbiamo fatto la moneta, il CIMEC, adesso produrremo, emetteremo anche il CIMEC con valore intrinseco, quindi oro e argento vogliamo fare. Quando noi abbiamo fatto questa moneta va data una a ogni cittadino guardiese o a ogni famiglia. Perché? Perché finalmente diamo attuazione al secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione. Non è però è l'inizio. Finalmente io ti do reddito di cittadinanza perché la moneta è proprietà del cittadino. È un esempio. Allora ho detto al sindaco: guarda che noi possiamo fare un gesto richiamando l'attenzione del Senato e della Camera, perché i senatori e i deputati se ne sono disinteressati totalmente dell'attuazione del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, che parla dell'accesso alla proprietà per tutti. Cioè noi dobbiamo creare a norma di Costituzione un diritto della persona con contenuto patrimoniale, e questo lo possiamo fare con la moneta. Ecco la ragione per cui il nostro scopo non è quello di prestare, ma di dare la proprietà, di accreditare, di assegnare la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Naturalmente è un programma questo incompatibile con questo sistema, perché questo sistema vive solamente con la regola dei grandi usurai. Si stampa e si presta all'atto dell'emissione, a chi ne crea il valore, cioè a chi dovrebbe essere il proprietario della moneta, che la proprietà, qualunque bene, deve essere di chi lo crea. Chi crea quello della moneta è chi l'accetta, non chi lo stampa. Mentre oggi viene considerata ancora proprietà di chi emette la moneta. Dobbiamo raddrizzare questo rovesciamento. No, no. Prego. Professore, buonasera. Senti, io volevo chiedere una cosa. Perché, se non sbaglio, c'è scritto pure sul codice civile, un credito liquido ed esigibile genera interessi... Parli più piano, che io non ho capito. Volevo chiedere, perché se io presto una somma di denaro, cioè sì, ho un credito liquido ed esigibile, per il solo fatto di avere questo credito produce interessi che poi possono essere 2,5-2,7? Cioè, perché? Grazie. Buonasera, dunque, grazie. Dunque, guardi, il prestito di denaro è come l'affitto di una casa. Tutti possono prestare, tranne chi emette moneta. Questo è il punto centrale. Altrimenti noi abbiamo la grande usura del signoraggio. Il signoraggio vuol dire che all'atto dell'emissione io stampo un pezzo di carta e lo emetto, mentre quando tu stampi il pezzo di carta va ripartito fra i cittadini all'atto dell'emissione. Ecco il reddito di cittadinanza di cui noi abbiamo parlato, che attua una norma costituzionale. Tutti possono prestare denaro, tranne chi lo emette, e il prestito va fatto secondo equità, secondo giustizia, cioè rispettando quei limiti stabiliti dalla buona regola del mercato. Poi un'altra caratteristica: mentre per l'affitto di un appartamento la proprietà rimane nelle mani di chi affitta, vero, del proprietario, quando io affitto moneta, cioè presto denaro, la proprietà passa nelle mani del debitore, perché la moneta viene data con lo scopo di essere spesa, utilizzata per la spesa, quindi per essere ulteriormente trasferita nella proprietà ai terzi. Ecco il rischio che ha il prestito di denaro. Quindi la ringrazio del suo intervento, perché abbiamo avuto occasione di dire che possono prestare denaro tutti tranne chi lo emette. Bene. Noi abbiamo quasi chiuso l'orario che ci è stato assegnato dalla televisione, e quindi io, se non ci sono altri interventi, chiuderei per riprendere la trasmissione fra una settimana, la settimana entrante. Buonasera a tutti.